Riprendiamo la termodinamica, le cose che abbiamo fatto fino ad ora, facciamo un breve ripasso e poi ci spingiamo verso la parte più pratica, quindi di fare alcuni esercizi prendendomi spunto i principi termodinamici, va bene? Volendo un attimo fare un riassunto dei punti fondamentali che abbiamo affrontato in queste prime lezioni sulla termodinamica, noi potremmo dire: quali sono gli elementi fondamentali che voi dovete aver acquisito? Allora, la prima cosa, le grandezze fisiche che caratterizzano la termodinamica. Va bene, quali sono le grandezze fisiche che caratterizzano la termodinamica? Le grandezze fisiche che caratterizzano la termodinamica sono pressione, volume e temperatura. Queste grandezze sono misurate, determinate attraverso un sistema termodinamico. Sistema termodinamico che è colui il quale è definito da delle pareti che lo definiscono e lo delimitano, attraverso le quali avviene lo scambio di energia. Chiaro? Quindi quando noi studieremo un sistema termodinamico, dovremo prima di tutto aver ben definito il sistema termodinamico. Sistema termodinamico che si distingue dall'ambiente, che è tutto ciò che sta al di fuori del sistema termodinamico, vero? Quindi il sistema è ciò che noi osserviamo. L'ambiente è tutto ciò che si trova all'esterno del sistema termodinamico. Chiaro? Abbiamo visto che il sistema termodinamico può essere, cioè può avere tre caratteristiche: può essere aperto, chiuso, isolato. Abbiamo spiegato ciò che vuol dire aperto, chiuso, isolato. E la distinzione, il sistema è caratterizzato da due cose: dalla sua energia e dalla sua massa. Chiaro che sono due elementi diversi. Sistema isolato vuol dire che non può scambiare con l'ambiente massa, può scambiare solo energia. Sistema aperto vuol dire che può scambiare massa ed energia. Sistema chiuso vuol dire che non può scambiare né massa né energia con l'ambiente esterno. Ma quando può scambiare massa, non si è allo stato liquido, sta per passare. Prova a pensare al sistema di raffreddamento di tue scooter. Se c'è lo scooter raffredda acqua, secondo te il sistema di raffreddamento di tue scooter, sistema raffreddamento, sistema, parasistema, no? È un sistema aperto, chiuso, isolato? Sì, È isolato. se è chiuso dopo 2 minuti, sta fuso. Qual è la definizione di È isolato? isolato, vero? Perché non può scambiare massa, ma scambia energia, calore, vero? Di raffreddamento. Quando tu viaggi, il freddo è che è? È il calore entrato, uscente, vero? Torna. Mentre un sistema aperto. Chiaro? Va bene, questo però su cose io avevo già detto, sto solo ripassando. Bene, poi abbiamo definito la termodinamica e l'abbiamo messa in distinzione, l'abbiamo distinta dalla cinematica, vero? Perché queste parole ICA, ICA, ICA. Qual è la differenza sostanziale della termodinamica? Se nessuno se lo ricorda, l'ho detto. Se l'avete in testa la roba sarebbe meglio, un pochino appena. Anche perché vi aiuta a capire. Questi sono concetti che vi aiutano a distinguere gli argomenti, no? Qual è la differenza fra la cinematica e la termodinamica? Ve lo ricordate? Bravo, bravo. Che nella termodinamica non c'è di fatto un movimento, c'è solamente uno scambio di energia, tra virgolette, senza energia meccanica, cioè senza lo spostamento del sistema. L'unico movimento, se così lo vogliamo chiamare, sono quelle delle pareti che
quando espandono o quando si opprimono. È l'unico movimento, però diciamo non è come nella cinematica, caratterizzato da un tempo in cui si muove. Non a caso, quando noi parliamo di scambio di energia tra il sistema e l'ambiente, immaginiamo che questo scambio di energia avvenga in un tempo zero. Non consideriamo le fasi in cui questa energia si scambia. Cioè un sistema passa dalla temperatura T1 alla temperatura T2, si immagina in un tempo zero, ideale. Cioè non ci si considera la fase in cui la temperatura cresce, ma la consideriamo lo scambio di energia istantaneo. Il calore entra in un tempo zero. Non consideriamo le fasi in cui il calore entra, il transitorio, vero? Se io ho un sistema, il motore riceve una quantità di calore 1 nella fase di scoppio, qui il calore lo considero istantaneo. Chiaro? Che tutto il calore del combustibile attraverso l'energia chimica si trasforma dentro l'area del cilindro. Non considero l'intervallo di tempo che ci mette a scambiarsi e quant'altro. Chiaro? Questo è un concetto fondamentale, ragazzi. Dovete capirlo. Tutto chiaro? Lo scambio di energia è immediato, cioè non si considera l'intervallo di tempo in cui questa energia si scambia. Chiaro? La termodinamica. Non consideriamo l'inerzia termica, cioè il tempo che ci mette a scambiarsi il calore. Quando noi diciamo un sistema riceve un calore Q1, lo riceve in tempo zero, tutto insieme. Quindi noi abbiamo la parte cinematica, giustamente. E allora, da cosa è caratterizzato il nostro sistema termodinamico? È caratterizzato da queste tre grandezze: pressione, volume e temperatura. Attraverso queste tre grandezze io studio il sistema. Quando voglio sapere in che condizioni si trova termodinamico, un sistema termodinamico, devo conoscere queste tre grandezze, PV e T. Chiaro? Ovviamente non sto ora a definire PV e T, perché penso avete capito che cosa sono. La pressione è una forza per unità di area, il volume è una grandezza geometrica, la temperatura è una grandezza abbastanza che può nascere la confusione, perché è una grandezza che, come abbiamo detto, di fatto è un'energia, misura il contenuto termico di un sistema, o meglio, è una grandezza macro, perché è una grandezza macro che mi dà una condizione macro del sistema e dipende da una condizione micro, ovvero dall'energia cinetica posseduta da tutte le particelle che costituiscono il sistema. Le particelle all'interno del sistema si muovono con una certa velocità, questa velocità caratterizza, insieme alla massa delle particelle, la sua energia cinetica. Ovviamente, queste particelle in questo movimento caotico, perché è un movimento caotico, non ordinato, urtano, urtando converte l'energia cinetica in energia termica. Ed è quella che io misuro indirettamente con la temperatura. Cioè, per tutto, anche per l'urto fra di sé. O per l'attrito sulle pareti. Perfetto. Siccome la temperatura è una misura dell'energia cinetica delle particelle, quando T è zero, vuol dire che le particelle non hanno energia cinetica. Quindi vuol dire che le particelle stanno. Vero? Kelvin. Kelvin capì, attraverso lo studio di sistemi termodinamici, che la temperatura, essendo un indicatore dello stato microcinematico delle particelle che costituiscono un sistema, vide in maniera ideale che c'era una relazione diretta fra la temperatura e la velocità di movimento delle particelle. Chiaro? Questa grandezza che misurava il movimento delle particelle era la temperatura. Chiaro? Che quindi, tra virgolette, è una misura indiretta, non è una misura diretta. Cioè io non misuro l'energia cinetica delle particelle, misuro l'effetto dell'energia cinetica delle particelle. Mi torna? Se la temperatura è più alta, le particelle si muovono più. Bene? Non a caso abbiamo detto anche la pressione è la relazione a questo movimento, perché la particella che batte nella parete libera parte della propria energia cinetica e l'energia di pressione.
cioè crea un'azione di forza sulla superficie dove batte. Chiaro? Ci siamo? Quindi se aumento la temperatura e lascio libero le pareti di muoversi, le particelle che battono la parete la fanno espandere. Chiaro? Non a caso, per tenere la pressione costante all'interno di un sistema termodinamico dove io metto valore, devo creare un coperchio mobile che via via fa aumentare il suo volume. Bene, fatto questo, abbiamo visto le forme di energia che possono caratterizzare lo scambio di un sistema termodinamico, vero? Quali sono le forme di energia che si studiano nella termodinamica? Allora, prima di tutto, a cosa serve la termodinamica? La termodinamica, abbiamo detto, serve a capire lo scambio calore-lavoro. Tipico, cioè, la termodinamica ci serve per capire come funziona una macchina termica, vero? Come fa una macchina termica attraverso il calore a produrre un lavoro, uno spostamento delle pareti, che poi opportunamente progettate all'interno di un sistema meccanico, studiato anche correttamente e cinematicamente, si crea energia meccanica, vero? Famoso motore o turbina a gas, va bene? Quindi se questa espansione del sistema io lo sfrutto opportunamente, posso creare energia meccanica. Quindi, però, per quanto riguarda la termodinamica, dal calore si crea un movimento delle pareti del sistema, che poi io posso opportunamente, attraverso un'altra progettazione, però di tipo meccanico, produrre energia meccanica vera e propria. Chiaro? Quindi un motore è fatto, la termodinamica dentro l'amera di combustione, la meccanica al di fuori dell'amera di combustione che produce questo effetto e produce l'energia di rosa che è un'energia meccanica di movimento. Chiaro? E si studia con la meccanica, non con le macchine. Chiaro? Qui è come se siamo nel mondo delle macchine, vero? Termiche. Bene, queste energie sono tre: calore, lavoro, energia interna. Calore, lavoro, energia interna. QLT. Abbiamo visto come. Sì. Abbiamo visto che il calore nella termodinamica si scambia solo per conduzione. Chiaro? Cioè ci deve essere, si scambia nelle pareti per conduzione. QL, scusate, ho sbagliato, no, T, è U. Energia interna, che è strettamente collegata, come si è già detto, alla temperatura, va bene? Cioè U si trova in base alla temperatura del corpo. Poi vedremo come determinarle meglio, va bene? Ok? Quindi queste sono le tre. L è una funzione del tempo, sarebbe. Ok? Attraverso queste tre energie noi studiamo gli effetti delle variazioni di PV e T nel sistema termodinamico. Ok? Bene. Allora, poi dopo aver definito tutto questo, abbiamo definito le trasformazioni. Cos'è una trasformazione? Lo dice un po' la parola, no? È una variazione delle caratteristiche PV e T. Quando è che un sistema termodinamico si trasforma? Quando varia PV e T. Chiaro? O tutte e tre, o una parte, in base al tipo di trasformazione. Non a caso abbiamo visto varie trasformazioni, ne abbiamo viste quattro, in cui, per esempio, nell'isobara se ne cambia due, se ne modifica due di tre, una rimane costante, nell'isocora uguale, nell'isoterma uguale, vero? Nella diabatica no, variano tutte e tre. Ok? Prima di entrare in merito alla trasformazione termodinamica, abbiamo definito
come può essere una trasformazione, vero? Una trasformazione può essere reversibile o irreversibile. E abbiamo definito cosa si intende per reversibile, cosa si intende per irreversibile. Quando è che è reversibile e quando è che è irreversibile? È irreversibile quando non si può tornare indietro, un modo di dirlo. È irreversibile quando P, V e T non sono costanti e ben definite all'interno del sistema in un ben determinato istante. Ovvero P, V e T variano senza essere costanti in un determinato istante. Non sono costanti. Irreversibile. È reversibile invece l'opposto. Quando io per ogni istante di tempo, analizzando il mio sistema termodinamico, posso determinare P, V e T costanti. Cosa vuol dire costanti? Costanti vuol dire che in tutto lo spazio del sistema hanno lo stesso valore. Ritorna, costanti nello spazio, non nel tempo. Chiaro? Vorrebbe dire io stabilisco un tempo T1. A questo tempo T1 ho più 1, V1 e T1. Che vuol dire T1? Vuol dire che qualsiasi punto del mio sistema che prendo, la temperatura è più 1 T1. Chiaro? Mentre se è reversibile, io posso avere che, che non esiste mai questa condizione. Vorrebbe dire che questo punto ha temperatura T1, quest'altra ha temperatura T2, per esempio. Ritorna? Oh, ritorna o Questo è irreversibile. no? Irreversibile, irreversibile. Reversibile è quando P, V e T sono costanti in un istante ben preciso. Costanti vorrebbe dire che tutti i punti di sistema hanno lo stesso P, V e T. Reversibile. Tutti i punti hanno lo stesso valore, in un certo istante di tempo anche piccolo. Irreversibile, Quando è l'opposto, quando non ce l'hanno. Quindi c'è continuamente scambio di anche durante l'istante T1. Invece quando c'è l'istante T1 ed è reversibile, in quel momento il sistema non scambia, se no non potrebbe avere tutti i valori costanti. Però non sbagliate, costante non è nel tempo, è nello spazio, nei punti del sistema. La reversibilità poi è legata a due aspetti termodinamici importanti che abbiamo un po' anticipato, che è l'equilibrio termico e l'equilibrio termodinamico. Termico vuol dire che tutti i punti hanno la stessa temperatura. Chiaro? Termodinamico. E poi è il preambolo ai gas perfetto, vorrebbe dire che i punti di sistema sono, oltre in equilibrio termico, anche privi di reazioni chimiche. Chiaro? Perché se ci fosse anche P, V e T fossero costanti, ma dentro il sistema termodinamico ci fosse una reazione chimica in atto, le condizioni termodinamiche non sarebbero in equilibrio. Termico vuol dire che tutti i punti hanno la stessa temperatura, non c'è scambio di energia. Termodinamico vuol dire che le particelle fra di sé non interagiscono a livello chimico, ma hanno solamente il movimento cinematico tradizionale. Quindi è qualcosa di più. Tanto è vero noi. Termodinamico. Comunque sugli appunti ci avete tutto. Termodinamico vuol dire equilibrio termico più equilibrio chimico. Ciò vorrebbe dire equilibrio termico e equilibrio Termio chimico. vuol dire che non c'è movimento, non c'è movimento di energia termica, non c'è scambio di calore, perché le particelle hanno tutte la stessa temperatura. Equilibrio termodinamico vuol dire che non c'è neanche reazioni chimiche. Eccole qua. Allora, il sistema di equilibrio termodinamico, sì. Equilibrio meccanico, pressione e volume costanti nel tempo stazionari. Chiaro? Equilibrio chimico, ossia non c'è reazione chimica tra le particelle. Equilibrio termico,
Tutti i punti hanno la stessa tempera. Chiaro? Chimico di chiacchierazione chimica. Perché se le particelle fra di loro hanno anche un legame di Van der Waals o ponte di idrogeno, condiziona il movimento della particella. Invece la particella è libera di muoversi. L'unica energia che sprigiona nell'urto. Chiaro? Mi torna? Tanto è vero, noi cosa definiamo? Definiamo il gas perfetto. Cosa ci mettiamo dentro il sistema termodinamico per, non avere per avere l'equilibrio termodinamico? Ci mettiamo il gas. Perfetto, perché il gas perfetto per definizione è privo di interazioni chimiche tra le parti, perché le particelle sono talmente distanti fra di loro e talmente rarefatto che le particelle non possono interagire. È l'unica condizione perché non ci sia relazione chimica. Perché per dire legame a ponte di idrogeno, legame di Van der Waals, dipende dalla distanza delle particelle. Se io definisco e sono lontane, automaticamente non interagiscono. Ritorna? Quindi il fatto di prendere un gas perfetto vuol dire eliminare automaticamente le reazioni chimiche. Ci siamo? Siamo o no? E il gas perfetto ha un'altra proprietà. È molto distante dalla temperatura di liquefazione. Perché vicino alla temperatura di liquefazione le sostanze particelle sono molto. Quindi un gas perfetto deve essere molto distante dalla temperatura di liquefazione, va bene? Perché altrimenti l'interazione chimica ci comincerebbe a far sentire. Perché, come sapete, nello stato liquido le particelle vengono parzialmente bloccate, che poi diventano completamente bloccate nello stato solido. Chiaro? Tutto chiaro? Benissimo. Allora, fatto questo, con tutte queste dolorose premesse, che nel sistema c'è il gas perfetto, quindi quando noi il prossimo anno andremo a vedere motore a combustione, e considereremo i cicli ideali, non reali, ideali, dentro il motore si considera ci sia un gas, quindi l'aria, che non è ossigeno puro, ma è una combinazione di gas, e il combustibile insieme opportunamente polverizzato, caratterizzano il gas perfetto. Dice, ma come sarà possibile che l'aria e il combustibile un gas perfetto? Lo ipotizziamo se non studieremo bene i cicli dei motori termodinamici. Quando invece vogliamo considerare l'effetto reale di questo, che il gas non è perfetto, studieremo il ciclo reale. Ma lo studieremo solo per differenze. Vedremo gli effetti di ciclo reale su quello ideale. Chiaro? Però lo studio termodinamico è sul ciclo ideale. Ci siamo? Mi seguite? Sì o no? Beh. Perché per noi, ripeto, la termodinamica è uno strumento, un tools per poi andare a studiare le macchine terme, motori, turbine, chiaro? Allora, dopo aver fatto questo, l'equilibrio termodinamico ci ha permesso un'altra cosa, ci ha permesso di rappresentare una trasformazione, vero? In un grafico PV. Quando io prendo, per esempio, un diagramma PV, cosiddetto Clapeyron, perché il diagramma PV è chiamato di Clapeyron, che tanto useremo, noi useremo prevalentemente due diagrammi, il Clapeyron e entropia, temperatura. Però questo per ora lasciamolo da parte, perché l'entropia ancora non l'abbiamo fatta. Quindi PV, Clapeyron, per esempio, al momento io in questo diagramma, una trasformazione di un sistema, la rappresento con una curva, sia questa una retta o sia questo un ramo di iperbole, sia questa una curva a caso, do per scontato che la trasformazione sia reversibile, perché altrimenti non la posso rappresentare, perché rappresentare una curva, una trasformazione vorrebbe dire io prendo un punto a caso che costituisce la curva, perché la curva è un insieme di punti opportunamente ordinati che rispettano una bella legge, però se io prendo un punto a caso, P e V sono definiti, PV1 e P1. Vorrebbe dire che in questo istante ben preciso T1, dove ho preso il punto P1, dentro il sistema termodinamico, tutti i punti hanno P1, V1, T1 costanti.
perché se così non fosse non posso rappresentare un punto in un diagramma. Mi torna? Sì o no? Torna? Bene. Fatto questo, facciamo un altro passo avanti. Andiamo a vedere che tipo di trasformazioni possiamo avere in un sistema. Noi ne abbiamo viste 4, vorrebbe dire tutta la miriade di trasformazioni che possiamo avere. Noi le raggruppiamo in 4 trasformazioni. Quindi un sistema termodinamico può avere 4 trasformazioni. Hai più una quinta, che voi non facciamo perché è un po' troppo complessa, che la farete all'università, chi ci andrà. Sono isobara, isocora, isoterma, adiabatica. La quinta ve la dico per curiosità, in modo che un domani uno dice, ma la donna, il professore il giorno l'aveva detto, se qualcuno di voi andrà in ingegneria. Siamo a politropica. Isobara, isocora, isoterma, adiabatica. Politropia. Questa è la quinta, però voi non fate. È la trasformazione più generica di tutti. La politropia. Ah, no. Allora, le tre sono banali, vero? Isobara, P costante, isoterma, T costante, isocora, V costante. V costante. Isocora, co. La parola isobara, stessa pressione, isoterma, stessa temperatura, isocora, stesso volume. Adia, batia, scambio termico nullo. Quindi che vuol dire adiabatica? Che il sistema è? Chiuso. Isocora più costante. Isoterma. Adiabatica, scambio di valore nullo. Allora, ora siccome noi ci dobbiamo preparare a fare degli esercizi, per fare esercizi abbiamo bisogno di trasformare la legge fisica in cosa? In forma, in equazioni, va bene? Allora, cominciamo a vedere queste equazioni. Gas perfetto, qual è l'equazione di gas perfetto? PV uguale NRT. E questa è una. PVNRT uguale NRT, dove P è la pressione, V è il volume. P è la pressione, NRT. La voglia. P per V uguale NRT. Dove? P è la pressione, V è il volume, N numero di moli, moli, R è la costante universale dei gas perfetti, T è la temperatura. Okay. Ora noi cosa facciamo? Noi spesso ne usiamo un'altra. Usiamo questa che è derivata P V piccolino uguale R gas per T. Allora, che cos'è questo? Questo è, io ho un sistema termodinamico. Ci sta una, io se conosco il mio sistema termodinamico, conosco quanta sostanza c'ho dentro, vero? Con cosa si misura la sostanza? No, indirettamente sì,
prima delle moli, come si fa ad arrivare al numero di moli? Si deve conoscere la massa e la massa molare. Quindi io so che ho un chilo di gas, per esempio, e devo conoscere il tipo di gas, per esempio l'ossigeno. Quindi io conosco la massa molare. Qual è la massa molare dell'ossigeno? Ho due molecole di O. 32. Quindi la massa di una mole d'ossigeno è 32 grammi fratto mole. Ogni mole pesa 32 grammi. Perché pesa 32 grammi? Perché è costituita da un numero d'Avogadro di particelle d'ossigeno. Vero? Il famoso 10 alla 23. Vero? 6,22. Va bene? Ragazzi, ora non si fa per chiacchierare, ma voi pensate quanto è creativo questo modo di fare. Cioè, io indipendentemente dai gas riporto tutta una massa in grammi. Come farei a portare una massa in grammi, una particella di una sostanza che pesa qualcosa di indeterminabile? Dovrei lavorare con dei numeri assurdi. Magicamente mi sono riportato ai grammi attraverso il numero d'Avogadro. Ritorna? Questo è straordinario. Perché anche noi come faremo ora a considerare la massa dell'ossigeno, il numero, cioè con numero di, cioè, diventi scemo, conti il numero di moli, 1 miliardo. Sei contento? Sei contento del numero d'Avogadro o sei contento manca 3 minuti? Più che manca 3 minuti, se ne mancava 2 sono anche più contento. Vi ringrazio per il timing, perché è importante. Sto finendo e vi lascio libero. È una pressione. Ah, ok. Bravo, te chiedi. È uguale a quella sotto. Qual è la differenza fra le due? Che se io conosco un chilo di gas e conosco il tipo di gas, posso rilevare il numero di moli. Allora a questo punto che posso fare? Posso riferire tutto a un chilo di sostanza. Quindi come faccio? Divido tutto per la massa. Va bene? Ma il volume fratto la massa è l'opposto della densità, è il volume specifico. Non più il volume della sostanza, sarebbe il volume fratto la quantità di sostanza che è contenuta. Quindi attenzione quando farete gli esercizi, che probabilmente determinate questo. Non il volume. Per trovare l'effettivo volume occupato dai gas dovete moltiplicarlo per la massa di sostanza. Chiaro? Noi lavoreremo sempre per unità di massa. Poi però, indipendentemente dalla massa, il volume cambia. Chiaro? Perché l'R gas? Perché ovviamente divido tutto per il numero di moli. In modo che mi va via. Chiaro? Quindi in un chilo di sostanza determino le